Ora si registrerà la conferenza. Grazie Alice. Sono responsabile del Centro Progetti Finanziati di CSMT. Questa sera io ho il compito di condurvi in un incontro che tratta un tema che vedremo e vedrete molto, molto interessante, molto stimolante. Dal programma avete visto benissimo che affronteremo l'incontro e il tema della simbiosi industriale da diversi angoli. Parleremo di questo tema dal punto di vista degli approcci e ci aiuterà Silvia Sbaffoni di Enea. Parleremo di simbiosi industriale dal punto di vista delle metodologie attuative. Dall'Università di Brescia avremo diversi interventi che ci accompagneranno nell'attuazione in sé. Parleremo di simbiosi industriale in termini di facilitazione, di finanziamenti. Matteo Falasconi ci parlerà di alcuni bandi importanti che possono accompagnare la simbiosi industriale e l'economia circolare. Vedremo poi alcuni casi pratici per calare i nostri discorsi, gli approcci, le metodologie, i bandi di finanziamento in realtà pratiche, in case studies, e parleremo con Carlo Minini di Tour Boden, con Maurizio Zanforlin del progetto ITLIP e con Tiberio Assisi della realtà di economia circolare che è stata attivata presso la realtà Raffinerie Assisi. Infine, Maria Luisa Venuta di AQM ci ricorderà che l'economia circolare, la simbiosi industriale non è solo qualcosa che ha a che vedere con approcci, metodologie o progetti astratti, ma anzi ha delle metodologie di life cycle assessment, delle metodologie oggettive chiare che ne devono misurare l'impatto. All'incontro ci introduce il presidente di CSMT, Riccardo Trichilo, al quale lascio ora la parola. Grazie, Riccardo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Questo è importante, oggi è un incontro, è un main event di Officina Liberty. Cosa sono questi main event? Sono tre incontri che abbiamo stabilito su tre temi fondamentali che caratterizzano proprio il cambiamento e l'era che stiamo vivendo. Il primo è stato quello della blockchain. Il secondo è questo, quindi sull'economia circolare, la simbiosi industriale, e il terzo sarà quello sull'intelligenza artificiale. Quindi tre temi focali, tre temi fondamentali proprio per essere supportati e guidati nel cambiamento. Perché tutto questo? Tutto questo è sto cercando di Scusa Riccardo, sì, immagino che stai cercando ora di condividere lo schermo, lo Esatto, vedo. ma con scarso risultato. In questo momento vediamo lo schermo di Buona Riunione, lo schermo di GoToMeeting. Esatto, ma non riesco a Non riesco proiettare. a puntare sulla presentazione. Ora sei sul desktop, quindi direi che se apri Infatti, la tua presentazione dovrebbe vedersi, penso. sono in difficoltà. Cosa vi devo dire? Con Non mi si piacevole è. compagnia della foto di tua figlia, penso. Sì, però perdonatemi, ma non riesco a proiettare la slide. Allora. Se vuoi provare a trovarla e a rilanciarla, se no. No, allora, non importa, non importa. Il problema è togliere questa che non riesco. Allora, cioè, non Riccardo, importa, vado a sono braccio. Laura. Prova a trascinare perché vedo che c'è la presentazione di PowerPoint, prova a trascinarla verso l'alto e ingrandirla tutto schermo. No schiaccia lì e via, c'era, se no fai clic col mouse destro, c'era via la presentazione. No? Anche lì ingrandisci, ovviamente. Vabbè, perdonatemi. Dai, non Ecco lì, prova a importa. cliccare sul. Rest. Vai sopra che c'è scritto avviare la presentazione. C'eri. No, Fermo, clic lì su. ingrandisci, ingrandisci. Eccola. Ok, adesso si vede. Ok, ora si vede. Ah, ce l'abbiamo fatta, grazie dei suggerimenti. Allora, perdonatemi.
Allora, la riflessione che volevo condividere con voi è che voglio dire, la sostenibilità è il fine, è quello che ci sta muovendo. Ormai direi che è scontato che essere sostenibili fa bene a tutto, anche alla tasca. Motiva ogni iniziativa che può essere presa da parte degli imprenditori, da parte di tutti noi, anche cittadini. E direi che l'emergenza Covid ce l'ha ricordato in maniera particolarmente anche drammatica. Comunque il fatto di dover essere rispettosi, no, nel nostro vicino, rispettosi del territorio, rispettosi dell'ambiente. Ma se la sostenibilità è il fine, lo strumento è l'economia circolare, che ci porta a poter quindi avere una visione globale, quasi un circolo completo che si può richiudere, e quindi questo è, diciamo, lo strumento per poterla attuare. Ma l'organizzazione, come mi devo organizzare, è la simbiosi industriale, che a questo punto mi dice: guarda che per poterla attuare in simbiosi tu puoi, collaborando con altre aziende, far sì che riesci a metterla in atto. Quindi tutto questo ci porta quindi ancora di più a forzare il concetto che per poter funzionare dobbiamo ancora di più uscire dalle nostre mura. Le aziende quindi devono operare in modo aperto e dialettico, in osmosi e in simbiosi continua con il territorio. Ormai, come si dice, le aziende sono diventate trasparenti e devono a due vie, quindi in questa osmosi continua di dare e di ricevere, riuscire quindi a completare questa visione globale. E la missione che vedete in questa slide, che si è data il CSMT, va proprio in quella direzione. Quindi vedete in queste immagini, in questi circoli, diciamo cerchi, vedete che abbiamo un Innovative Contamination Hub nella parte bassa, che sta proprio a significare la volontà di stimolare le idee, l'innovazione, la ricerca, il contatto. Oggi questa è una contaminazione quella che stiamo facendo, la stiamo facendo facendo rete, tant'è che c'è l'Università di Brescia, c'è l'Enea, ci sono aziende, c'è Ori Marten, c'è Turboden, c'è l'AQM, c'è le raffinerie Assisi, quindi è una rete che si è unita insieme per contaminarsi e per poter quindi fare una specie di think tank che produce e genera nuove idee. Sopra qui trovate il project funding, proprio perché serve ed è fondamentale trovare il modo di finanziare le idee, e che a questo punto possono trovare uno sbocco da un lato, provare le competenze dell'innovazione digitale e le tecnologie digitali, che in simbiosi vanno a collaborare, a lavorare con l'economia circolare, di cui appunto che è il tema principale di oggi. Tutti questi tre cerchi quindi che si supportano e si intrecciano l'un con l'altro hanno come output l'innovazione sostenibile, che è quindi il nostro fine, come dicevo prima. Quindi questo di poter operare nel fare insieme innovazione sostenibile. Questo è lo scopo del CSMT, che è il polo tecnologico di Brescia, quello che voi territori avete creato anni fa proprio per assolvere a questa missione. La missione quindi, come dicevo, di contaminare e di riuscire a trovare e dare degli strumenti finanziari come project funding, tecnologici come quelli digitali e tecnologici e di know-how, di esperienza dell'economia circolare, in grado quindi di poter tutti insieme riuscire ad avere, no, questa promuovere il cambiamento in modo sostenibile, utilizzando e stimolando sempre l'innovazione, la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico. Grazie a voi. Benissimo, grazie Riccardo. Ancora due parole di introduzione da Laura Treccani, sempre di CSMT, per introdurci insomma sul tema e sull'approccio che CSMT all'interno di Officina Liberty dà al tema della simbiosi industriale. Prego Laura. Sì, salve, buonasera a tutti. Io vi farò, diciamo, una piccola introduzione sui progetti innovativi per l'economia circolare e la sostenibilità che stiamo sviluppando in CSMT. E mi sentite, Alberto?
Siamo bene, d'accordo. Ok, perfetto. Vediamo anche la presentazione. Ricordo, ottimo, tra l'altro, visto che ho la parola, semplicemente ricordo a tutte le persone che sono in ascolto che possono ovviamente porre all'interno della chat quesiti, domande. Io terrò monitorata la chat per poter porre eventuali domande ai diversi relatori. Grazie, Laura. E diciamo, io vi parlo dal punto di vista della mia sezione, che si occupa di ricerca applicata e sviluppo sostenibile, e diciamo è il cuore tecnico del CSMT, che ha un'expertise poliedrica che spaziano nel settore dei materiali, delle biotecnologie, del digitale, dell'industria 4.0, quindi sono tematiche che sono fondamentali sia per l'economia circolare che per la sostenibilità. Giusto per darvi un'idea di cosa stiamo lavorando in questo periodo, vi presento soltanto due case history di due progetti. Il primo si occupa della valorizzazione della scoria bianca dell'acciaieria. Sappiamo benissimo tutti che le scorie di acciaieria rappresentano un grosso problema dal punto di vista ambientale e della salute, e che la maggior parte di queste purtroppo è destinato alla discarica oppure riutilizzato senza valorizzare il potenziale di questo materiale, che non è soltanto scarto. In particolare noi ci siamo concentrati sulla scoria bianca, che chiamiamo brevemente LF, in quanto questo materiale si può dire che è al 100% destinato alla discarica. E il progetto che noi abbiamo sviluppato è un progetto un po' unico nel suo genere, che permette la conversione totale di questo rifiuto in due sottoprodotti ad alto valore aggiunto, che sono praticamente ferrolega e calcio alluminato. Quindi praticamente in questo processo che abbiamo sviluppato, la scoria bianca può essere utilizzato come materiale di base per la cogenerazione sia di ferroleghe e di calcio alluminato. Una peculiarità è che queste ferroleghe e il calcio alluminato, sono dei sottoprodotti che possono essere customizzati, e la composizione e anche le proprietà possono essere modulate in base alle diverse esigenze che si hanno. Questi due prodotti, quindi la ferrolega e il calcio alluminato tal quali, possono essere reintrodotti sia nel processo di produzione dell'acciaio oppure per i cementi speciali. Come vedete in questo diagramma lato, passando dalla scoria bianca si ottengono questi due sottoprodotti che contemporaneamente possono andare essere reintrodotti nel processo dell'acciaieria, oppure prendendo a parte il calcio alluminato si possono creare degli cementi speciali. Un'altra peculiarità di questo processo, che è un processo veramente total zero waste, quindi dal processo in sé non vengono ricreati rifiuti aggiuntivi, ma tutto quello che viene prodotto può essere riutilizzato tal quale. E inoltre è un processo anche ambientalmente sostenibile, in quanto carbon free, e dato che le quantità necessarie di carbone che devono essere utilizzate per il processo sono praticamente trascurabili. È un progetto che stiamo portando avanti, che siamo passati dalla fase di sperimentazione in laboratorio a una fase di sperimentazione su scala più ampia, e da cui ci attendiamo dei risultati molto positivi. Il secondo progetto su cui abbiamo cominciato a lavorare è quello della ricerca di trattamenti superficiali sostenibili, e la nostra idea è quella di trovare dei trattamenti superficiali che siano al contempo altamente prestazionali ma sostenibili. Ad esempio sono dei trattamenti che possono fornire un'alternativa ad esempio al cromo 6 o altri trattamenti che ambientalmente dal punto di vista della salute pongono una serie di problemi, e che al contempo possono dare la possibilità di sviluppare dei rivestimenti che siano polifunzionali, ad esempio creare dei materiali che possono autoripararsi o autorigenerarsi, quindi che permettono di allungare il tempo vita del materiale o del prodotto in sé, e quindi di garantire nel tempo per l'utilizzatore delle prestazioni. Noi stiamo valutando diverse tecnologie, quindi stiamo facendo uno scouting tecnologico di tecnologie a diversi livelli di TRL, quindi magari meno sviluppati dal punto di vista industriale, ma concettualmente e tecnicamente molto interessanti,
e quello che a noi serve, diciamo, sono gli input dei vari settori di riferimento, quindi sia da parte dei trattamentisti che si occupano appunto di fare e sviluppare questi trattamenti superficiali, sia che dell'end user, quindi da chi poi utilizzerà oppure commercializzerà il prodotto finito. È un progetto alquanto sfidante, in quanto, diciamo, i trattamenti superficiali coprono una serie di aree molto diverse tra di loro e anche diciamo delle necessità, hanno delle necessità molto diverse. Quindi purtroppo in questo caso non è possibile creare una serie di, oppure un processo che possa andare bene a diversi settori, ma ovviamente in questo caso è necessario creare dei processi che siano customizzati e individuali, ma che comunque al contempo abbiano sempre un occhio di riguardo per quanto riguarda la sostenibilità e l'impatto sia sulla salute che sull'ambiente. Ovviamente, diciamo, per noi la sostenibilità non può neanche esulare dalla digitalizzazione, perché la digitalizzazione, quindi passare dal dato all'informazione, è anche un modo per rendere tutto il processo produttivo più sostenibile. Quindi anche in questo settore in CSMT stiamo sviluppando diverse tematiche, che ad esempio sono il retrofitting di macchinari meno recenti per ottenere dei dati ad alto valore aggiunto, e applicando l'informazione ottenuta, ad esempio, si possono creare dei sistemi per il riconoscimento automatico delle difettosità mediante machine learning, fare un monitoraggio, un'ottimizzazione, ad esempio, dei consumi energetici o dei materiali che servono per la produzione, oppure creare una manutenzione predittiva che consente una riduzione dei costi, dei guasti per fermi o degli scarti di produzione. E questo ovviamente, diciamo, può essere alla base di un'ottica della sostenibilità. Con questo, diciamo, ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, qui trovate i miei riferimenti per qualsiasi domanda, comunque abbiamo anche tempo nella chat per varie domande. Vi ringrazio. Perfetto, grazie Laura per questi primi punti che ci introducono nel mondo della simbiosi industriale. Adesso cominciamo la serie di interventi che ci accompagnano, insomma, dall'approccio alla pratica e all'assessment. Silvia Sbaffoni di Enea ci parla ora dell'approccio cooperativo tra aziende in ottica economia circolare, quindi ci dà alcuni indirizzi metodologici su come affrontare la simbiosi industriale. Prego Silvia. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare CSMT e l'Università di Brescia per l'invito a questo interessante pomeriggio. Appunto come da introduzione, in questa presentazione vi illustrerò un po' le attività che svolge Enea sulla simbiosi industriale, e faremo prima una breve introduzione su cos'è la simbiosi industriale, puntando un po' l'attenzione non solo sui vantaggi che derivano dalla simbiosi industriale, ma anche le criticità e le barriere che possono precludere la sua implementazione sul territorio. Io appunto sono una ricercatrice di Enea. Enea è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. È un ente di ricerca pubblico in cui sono impiegati più di 2.500 dipendenti, la maggior parte dei quali ricercatori. E in particolare le attività di economia circolare e di simbiosi industriale sono incardinate nel Dipartimento di Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, SSPT, che svolge attività di studio, analisi, ricerca sui temi della transizione verso sistemi di produzione più sostenibili, rivolti principalmente al sistema produttivo e alle istituzioni. Il Dipartimento, l'attività del Dipartimento copre in generale tutti i settori dell'innovazione lungo tutto il ciclo di vita del sistema dei prodotti, quindi copre tutto il ciclo produttivo,
Nel dipartimento vengono anche sviluppati e applicati modelli e sistemi per l'analisi degli impatti, ad esempio anche attraverso studi di life cycle assessment. Il nostro dipartimento inoltre fornisce supporto allo sviluppo e all'implementazione di strategie di economia circolare a livello locale, nazionale e anche a livello comunitario. Nell'ambito dell'ecoinnovazione, l'Università di Brescia ed Enea hanno sottoscritto una convenzione quadro che prevede la collaborazione di Enea e dell'Università in attività di ricerca e di formazione. Quindi stiamo collaborando su diversi temi di ricerca inerenti alle tecnologie sostenibili. Abbiamo e stiamo cercando di partecipare a bandi per progetti di ricerca su tematiche di comune interesse e nell'ambito della convenzione è rientrata anche la costituzione di un laboratorio Enea dedicato alle tecnologie della sostenibilità che ha appunto sede presso il CSMT. La convenzione quadro ha avuto poi attuazione anche grazie al cofinanziamento da parte di Enea di alcune borse di dottorato di ricerca sui temi della sintesi industriale e più in generale dell'economia circolare. E più tardi, nel corso del pomeriggio, ci sarà appunto anche una presentazione di uno dei dottorati di ricerca attualmente attivi. Veniamo al tema di questo pomeriggio, economia circolare e sintesi industriale. Allora, per la transizione verso l'economia circolare è ovviamente necessario andare ad analizzare tutte le fasi del ciclo produttivo, quindi dalla progettazione all'approvvigionamento delle risorse, alla fabbricazione, alla distribuzione, alla vendita, all'uso e al consumo e ovviamente al fine vita di quel prodotto. Pertanto è necessario mettere in campo diverse strategie di ecoinnovazione a livello di prodotto, di processo e di sistema. La sintesi industriale è proprio una delle strategie di ecoinnovazione di sistema. Che cosa rappresenta la sintesi industriale? Rappresenta una strategia di ottimizzazione dell'uso delle risorse. Dove per risorse nella sintesi industriale non vengono ricompresi solamente i materiali, quindi la materia, ma per risorse si intendono per la sintesi industriale anche l'energia, l'acqua, gli spazi, le competenze, la logistica. Si parla di simbiosi perché attraverso la sintesi industriale gli scarti e le risorse inutilizzate da un'azienda possono essere recuperati e riutilizzati da un'azienda diversa che in genere opera in un settore produttivo diverso e si genera un beneficio reciproco. Appunto per questo si parla di simbiosi. Ovviamente le opportunità e i benefici che derivano dall'implementazione di simbiosi industriali non sono solo opportunità e benefici per le singole imprese o per i distretti industriali, ma sono poi opportunità e vantaggi anche per lo sviluppo locale, quindi dell'intorno geografico, ci sono opportunità anche per sfruttare il fattore di scala, quindi per fare in modo che le risorse possano essere valorizzate in maniera aggregativa da più aziende operanti nello stesso settore. Poiché la simbiosi industriale è appunto uno strumento, una strategia per transizione verso l'economia circolare, poiché può veicolare vantaggi di tipo economico e di tipo ambientale, e come vedremo più tardi anche di tipo sociale, la sintesi industriale viene citata e riconosciuta all'interno di numerosi documenti anche normativi. Ma anche di indirizzo a livello europeo, a livello nazionale e anche a livello regionale, perché diverse regioni hanno emanato regolamenti o normative sulla sintesi industriale. Alcuni vantaggi sono abbastanza intuitivi, quindi la sintesi industriale può portare a vantaggi economici per le aziende che la implementano. Perché si hanno riduzione dei costi per l'approvvigionamento di materie prime ed energia. Si hanno riduzioni dei costi per lo smaltimento degli scarti di produzione, che invece di essere smaltiti possono essere ceduti o venduti a un'azienda terza. Si ha poi una nuova rete di business e nuove opportunità di mercato.
Si hanno poi vantaggi ambientali perché si ottiene un'ottimizzazione dell'uso delle risorse, quindi un risparmio nell'utilizzo di risorse vergini, si ha una riduzione e una prevenzione nella produzione di rifiuti, si ha in generale un minore impatto sull'ambiente e una riduzione delle emissioni e ovviamente si ha un mancato smaltimento degli scarti non più utilizzabili in discarica, perché questi scarti in molti casi possono essere appunto valorizzati e reimpiegati. Si hanno infine anche da non trascurare dei vantaggi sociali che derivano dall'implementazione della sintesi industriale, che sono sostanzialmente una riduzione dei costi sociali legati allo smaltimento dei rifiuti, sia la creazione di nuove figure professionali, cosiddetti lavori verdi. Un esempio è il resource manager, che dovrebbe avere nel campo delle risorse lo stesso ruolo che ha nel campo dell'energia l'energy manager. E in generale si ha come risultato un cambiamento culturale, come possiamo ben capire, nell'ambito dell'economia della condivisione. Il requisito essenziale per implementare la sintesi industriale è il passaggio di un materiale, perché ora parliamo principalmente di simbiosi che interessa una risorsa materiale, il passaggio di questo scarto materiale da rifiuto a risorsa. Nonostante questo sia un requisito essenziale, tuttavia questo passaggio da rifiuto a risorsa non è per niente immediato, anzi esistono in Italia numerosi ostacoli che possono essere ostacoli di carattere normativo, tecnico, economico ma anche sociale. Normalmente le criticità di tipo normativo sono quelle più importanti. In generale le barriere di tipo normativo sono spesso quelle che impediscono alle aziende di implementare percorsi di sintesi industriale. Questo nonostante il decreto ministeriale 264 del 2016, il cosiddetto decreto sottoprodotti e la successiva circolare esplicativa del MACM, e nonostante questo appunto la legislazione italiana è ancora abbastanza ostativa e non rende semplice lo scambio di risorse tra le aziende. Gli aspetti chiave che andrebbero chiariti sono ad esempio cosa si intende nel decreto per normale pratica industriale, oppure ancora cosa si intende quando si parla di procedura di valutazione caso per caso. Sono tutte piccole cose, incertezze procedurali e di interpretazione della normativa che fanno sì che in generale le aziende preferiscano, per non incappare in problemi con la legge, preferiscano in via cautelativa un'interpretazione restrittiva della normativa e applichino le condizioni gestionali previste per i rifiuti anche ad alcuni residui industriali che invece potrebbero essere potenzialmente valorizzabili. Quindi dal punto di vista normativo quello che sarebbe necessario è intanto fare maggior chiarezza, snellire l'iter procedurale, fare in modo che la normativa sia armonizzata sia a scala nazionale tra regioni e regioni, perché spesso regioni anche confinanti hanno un approccio diverso alla sintesi industriale, ma l'armonizzazione è necessaria anche a scala europea tra diversi stati membri per evitare disparità e diciamo in qualche modo competizione sleale tra aziende che operano nello stesso settore produttivo ma in stati membri differenti che hanno approcci diversi al tema della sintesi industriale e in generale della valorizzazione degli scarti. E ovviamente è necessario sviluppare, favorire politiche di sintesi industriale. Esistono poi, come dicevamo, criticità di tipo tecnico-economico. Forse una delle criticità principali è proprio quella legata alla logistica. Molto spesso, poiché il trasporto della risorsa da un'azienda all'altra può implicare costi ambientali ed economici, la sintesi industriale viene implementata in un intorno geografico abbastanza ristretto. Ovviamente maggiore è il valore aggiunto dello scarto, la risorsa che viene scambiata, e maggiore è la distanza che rende vantaggiosa la sinergia. Ci sono poi delle criticità sul sistema produttivo, in quanto deve essere garantita la qualità dello scarto che deve essere riutilizzato,
ma devono essere garantiti anche i volumi e la continuità di approvvigionamento degli scarti, per fare in modo che l'azienda produttiva che riceve lo scarto sia in grado di lavorare bene e di lavorare con continuità. Inoltre, l'utilizzo degli scarti in un'azienda terza implica che molto spesso sia necessario un adeguamento sia tecnologico che impiantistico dei processi produttivi, sia dell'azienda che produce lo scarto, per garantire appunto la qualità, la sicurezza, come dicevamo prima, ma soprattutto dell'azienda che riceve. In questo caso sono necessari degli investimenti iniziali importanti e per questo sono necessari strumenti finanziari per sostenere le imprese che vogliono lavorare verso la transizione. Ci sono, come dicevamo, anche criticità di tipo sociale, citiamo per esempio l'affidabilità dei produttori, la creazione di reti di comunicazione, la fiducia reciproca tra le aziende, deve essere necessario instaurare un clima di cooperazione e collaborazione in modo tale che si abbiano benefici per tutti. Pertanto la simbiosi industriale, per essere implementata, ha bisogno di essere facilitata non solo attraverso il supporto di esperti del settore, come possono essere Enea o altri enti di ricerca o altri consulenti, ma anche attraverso strumenti e azioni di policy. Ovviamente le misure di supporto possono essere le misure di supporto diretto alla simbiosi, ma possono essere anche misure di supporto indiretto, che non mirano direttamente a facilitare l'implementazione della simbiosi industriale, ma che poi hanno delle ricadute anche sull'implementazione di questa strategia di economia circolare. Enea ha sulla simbiosi industriale ormai un'esperienza decennale, perché è dal 2011 che lavora con le aziende e con il territorio in progetti di simbiosi industriale. La metodologia Enea si basa su un approccio orizzontale e a rete, quindi l'obiettivo è creare una rete di aziende, e si basa la metodologia Enea su tre punti cardine, che sono il linguaggio della simbiosi, la comunicazione con le aziende e la conoscenza e l'esperienza. Il centro, il fulcro della metodologia Enea sono i tavoli di lavoro di simbiosi che Enea svolge con le aziende. Le aziende vengono invitate a questi eventi e durante i tavoli di simbiosi condividono con le altre aziende presenti le loro risorse e si fa in questa sede una prima ricerca di idee, di possibili sinergie. E il ruolo di Enea nei tavoli di lavoro è quello di facilitare l'individuazione dei match. Ovviamente Enea poi svolge delle attività prima dei tavoli di lavoro con le aziende e anche dopo i tavoli di lavoro con le aziende e a tavolino, diciamo. Quindi per la ricerca di sinergie aggiuntive rispetto a quelle individuate durante i tavoli di lavoro, ma anche per poi, in collaborazione con le aziende, creare il prodotto di tutta l'attività, che è il manuale operativo. In generale i manuali operativi vengono realizzati per i flussi di risorse, quindi per i gruppi di sinergie più significativi sia da un punto di vista della quantità delle risorse condivise, sia da un punto di vista dell'importanza economica di quel flusso di risorse. Supporto fondamentale all'attività di simbiosi industriale di Enea è la piattaforma di simbiosi industriale, che viene gestita da Enea e che consente alle aziende che si registrano, in modo del tutto gratuito ovviamente, di condividere le proprie risorse e di andare alla ricerca di sinergie all'interno della piattaforma. Sinergie, quindi andare a ricercare risorse che possono essere utilizzate in input nella propria azienda, oppure aziende terze che possono accettare gli output generati. Quindi la piattaforma è il luogo di incontro tra l'input e l'output di aziende diverse. I progetti, qui in questa slide vi mostro in sintesi i progetti principali su cui Enea ha lavorato in questi ultimi anni a livello nazionale. In questi progetti è stata messa a punto, testata, validata la metodologia che vi ho appena illustrato. Partiamo dal 2011 con il progetto Ecoinnovazione Sicilia,
nell'ambito del quale sono sviluppata la prima versione della piattaforma di sintesi industriale, per poi seguire negli anni successivi con progetti in Emilia-Romagna, nel Lazio, di nuovo in Emilia-Romagna, in Umbria, e l'ultimo progetto che stiamo sviluppando in collaborazione con l'Università di Brescia è il progetto Creiamo, finanziato dalla Fondazione Cariplo, che è focalizzato sull'applicazione dell'economia, dell'economia circolare e della sintesi industriale agli scarti della produzione dell'olio e del vino nella regione Lombardia. Per chi fosse interessato, il 17 giugno, la prossima settimana, si svolgerà il primo convegno del progetto Creiamo. Le iscrizioni possono essere fatte tramite il link mostrato in questa slide oppure collegandosi al sito web del progetto, che è creiamo-circulareconomy.com. In questa slide una sintesi dei principali risultati dei tavoli di lavoro svolti nei progetti che vi ho illustrato precedentemente, quindi per ogni progetto ho riportato il numero di aziende presenti ai tavoli di lavoro, il numero di risorse condivise ai tavoli di lavoro e le sinergie potenziali che sono state individuate durante i tavoli di lavoro. Il numero di sinergie totali in realtà poi è superiore, perché Enea nell'elaborazione dei dati individua sempre sinergie aggiuntive, e in alcuni casi per i tavoli di lavoro che avvengono nella stessa regione si cercano anche di individuare delle sinergie trasversali, per esempio tra Terni e Assisi e tra Siracusa e Catania. Abbiamo fatto questo lavoro di intersezione e di incrocio dei dati. Il tavolo di lavoro di Lubiana, che vedete qui riportato, l'ho riportato, ma non fa parte di un progetto a livello nazionale, ma di un progetto a livello europeo della KIC Roma, dell'IT Roma Materials. L'attività di sintesi industriale di Enea e di numerosi operatori che operano appunto sulla sintesi industriale si concretizza anche nella rete SAN. SAN è il network italiano di sintesi industriale promosso da Enea, che attualmente riunisce 38 partner tra università, istituzioni, enti di ricerca, società private, reti tecnologiche ed enti locali. SAN ha diversi obiettivi, tra cui quello di incoraggiare la collaborazione tra operatori che operano nel settore della sintesi industriale, condividere esperienze, problematiche, studiare le criticità, sfruttare le opportunità, trasferire informazioni, pubblicizzare la sintesi industriale attraverso anche l'organizzazione di eventi pubblici, conferenze e seminari. Il network lavora su base volontaria, è organizzato in 6 gruppi di lavoro, che vedete riportati in questa diapositiva, con i coordinatori di ciascun gruppo di lavoro. Vi ho riportato in questa slide anche l'indirizzo email di SAN, nel caso in cui foste interessati a ricevere maggiori informazioni o se qualcuno di voi fosse interessato ad unirsi. SAN lavora da qualche anno in collaborazione anche con Ecomondo, che è la fiera di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Credo che la maggior parte di voi conoscano Ecomondo, e quindi ormai questo è il terzo anno in cui SAN organizza un proprio convegno nell'ambito di Ecomondo. Quest'anno, il 4 novembre, il convegno avrà argomento principale il ruolo della sintesi industriale per la prevenzione della produzione di rifiuti. Silvia, chiedo scusa se... Le conclusioni. Grazie, scusa, ma anche nel... No, hai ragione, mi sono un po' dilungata. Tempi. Ci sono. Conclusione, abbiamo visto sintesi industriale, molti vantaggi, ma anche molte criticità, quindi è necessaria una facilitazione non solo attraverso gli esperti, ma anche attraverso il supporto di istituzioni locali, enti pubblici, eccetera. Le opportunità le abbiamo viste, ma abbiamo numerose questioni aperte da risolvere,
che possono essere risolte non solo dagli esperti, ma soprattutto dalle istituzioni e dagli enti pubblici, e il ruolo importante che può avere la metodologia Enea per supportare le aziende e anche le pubbliche amministrazioni per favorire appunto l'implementazione della sintesi industriale in Italia. Vi ringrazio molto, mi scuso se ho rubato un po' di tempo agli altri relatori. Grazie ancora. Benissimo, grazie Silvia, anzi mi scuso io perché era molto interessante, ma dobbiamo cercare di restare nei tempi. Molto competente, molto utile, sia nelle sottolineature per le attività che avete svolto come Enea all'interno del settore della simbiosi industriale, che sono ovviamente profonde che hanno anche mostrato diversi punti e diverse sfide, diverse criticità, che senza dubbio sussistono. Passiamo ora all'Università di Brescia, il professor Giorgio Bertanza ci parla di approcci invece che ci portano più verso l'attuazione della simbiosi industriale, quindi cedo la parola a Giorgio. Prego. Buongiorno, grazie a tutti, spero che mi sentiate. Dunque io in realtà faccio un'introduzione all'intervento vero e proprio che farà Reza Vajzadeh, il quale dovrebbe condividere lui le slide, perché poi l'intervento lo fa lui. Io faccio questa introduzione relativamente di presentazione, diciamo, del nostro gruppo di ricerca, perché credo che ne valga la pena. Allora, il nostro gruppo di ricerca è il gruppo di ricerca di ingegneria sanitaria ambientale, che purtroppo ha questo nome infelice, ingegneria sanitaria ambientale, che io stesso, quando per la prima volta mi approcciai e seguì questo corso all'università, non capivo bene se era una cosa che aveva più a che fare con l'ingegneria o con l'ospedale. Ecco, poi mi resi conto che ingegneria sanitaria ambientale è un'etichetta che il nostro ministero ha dato a chi si occupa delle soluzioni ingegneristiche per l'ambiente. Il nostro gruppo di ingegneria sanitaria e ambientale, che è composto da quattro persone strutturate, il sottoscritto, la professoressa Sorlini, il professor Vaccari e l'ingegnere Abba, ha come una serie di collaboratori a livello di assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi di ricerca e così via. In questo contesto mi fa moltissimo piacere che le tematiche di natura ambientale, e la simbiosi ovviamente fa parte di queste, abbia preso un grande sviluppo negli ultimi anni, perché io personalmente ho sempre creduto nella ragione, nell'importanza dell'ingegneria per la difesa dell'ambiente, tant'è che appunto io da 30 anni, da quando mi sono laureato, ho scelto di occuparmi di queste tematiche un po' come una specie di missione. E il fatto che il nostro gruppo di ricerca si occupi da così tanti anni, ancora da prima, c'è anche la fotografia del professor Colevignarelli, che adesso è in pensione, ma continua a lavorare con noi. Da tanti anni appunto ci occupiamo delle tematiche relative al recupero di risorse in vari ambiti. Qui ho riportato una lista di ricerche, sottolineando proprio il fatto che, sebbene simbiosi industriale, l'abbiamo capito dall'interessante e dettagliato intervento di Silvia Sbaffoni, sebbene la simbiosi industriale indichi una condivisione di tante competenze e tante attività, diciamo a livello hardware, a livello fisico concreto, la maggior parte di questi scambi riguardano la materia, quindi materie prime e rifiuti, le acque pulite, sporche, e l'energia. Ecco, io volevo sottolineare che il nostro gruppo ha questo tipo di competenze. Il primo lavoro, per esempio, che io feci nel 1991, mi trovavo su una discarica chiusa a fare l'analisi merceologica, a setacciare i rifiuti assimilabili agli urbani, e fummo i primi in Italia a pubblicare
risultati di analisi merceologica di rifiuti assimilabili agli urbani. Oggi su quella linea stiamo seguendo il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani della città di Brescia e stiamo costruendo tutti i bilanci di massa per capire effettivamente dove i materiali vanno a finire e quanta e la percentuale di recupero reale che si ottiene, perché sapete benissimo che la percentuale di raccolta differenziata, che è il numero normalmente utilizzato, nulla a che vedere con la effettiva percentuale di materiale che viene recuperato. Tantissimo abbiamo fatto, stiamo facendo, sono ricerche iniziate 15-20 anni fa che continuiamo a portare avanti, sul recupero dei rifiuti da demolizione in edilizia, sul recupero di scorie e ceneri, sempre in edilizia, e il recupero di sabbie da spazzamento stradale, tutti temi che stiamo sviluppando da moltissimi anni. Più recentemente ci siamo occupati di recupero di dispositivi elettromedicali, di recupero di fanghi da soil washing, recupero di elementi critici dei rifiuti elettronici e batterie esauste, questo è un tema di dottorato di ricerca che stiamo svolgendo adesso, recupero di reflui industriali per uso interno alle aziende, recupero di risorse da agroindustria, è il progetto Creiamo che è stato appena presentato da Silvia Sbaffoni. Così come argomenti più di nicchia come il recupero di sabbie da wet oxidation di fanghi di depurazione o il recupero di freon da isolanti di frigoriferi. Ricerca vecchia, tanto per dire che diciamo è da 30 anni che facciamo queste attività di ricerca. Il recupero di fanghi di depurazione in agricoltura, piuttosto che in generale il recupero di risorse materiali e di energia dai fanghi di depurazione e dalle acque reflue, quindi il recupero delle acque di scarico in agricoltura. E l'ultimo tema che abbiamo iniziato recentemente in collaborazione con Enea è proprio questo tema sulla simbiosi industriali attraverso la mappatura e l'analisi dei dati per ricostruire la situazione della provincia di Brescia. Ecco, quindi vorrei sottolineare il background del nostro gruppo di ricerca sui temi del recupero e della simbiosi industriale. Stiamo collaborando anche con i colleghi Zavanella e Zanoni sul tema dell'energia e adesso io lascerei la parola al mio dottorando Reza Vajadeh che vi presenterà il suo tema e poi volevamo fare una cosa un po' per giocare anche con voi oggi, cioè sottoporvi alcune domande e questionari che vi chiediamo a cui vi chiediamo di rispondere direttamente durante questo webinar e vi daremo i risultati al termine, se ci è concesso dal coordinatore. Benissimo. Prego, Reza. Grazie. Ok. Allora, prego. Buonasera a tutti. Sono Reza Vajadeh, sono dottorando all'Università di Brescia nel gruppo di ricerca ingegneria sanitaria ambientale. Volevo sfruttare questa opportunità per presentare a breve i nostri progetti di ricerca sulla simbiosi industriale ed alcuni aspetti che potrebbero interessarvi per darci i vostri feedback, come ha detto il professor Bertanza. Allora, abbiamo due progetti di dottorato, uno è finanziato da Enea e uno da AIB, Associazione Industriale Bresciana. E stiamo svolgendo le nostre ricerche con il mio collega Isan Liagati, che è anche presente oggi. Lavoriamo insieme sul problema di elaborazione dei dati di rifiuti speciali e le misure per valorizzarli nella provincia. I primi risultati della ricerca sono stati presentati in questi tre documenti. L'anno scorso abbiamo avuto una presentazione nell'evento Ecomondo sul tema di analisi di rete, cioè network analysis, come un strumento per valutazione dei progetti di simbiosi a livello regionale oppure provinciale. E quest'anno a settembre avremo un'altra presentazione nella conferenza Industrial Efficiency 2020
sul tema di simbiosi industriale regionale, energia e aspetti geografici. Come ha detto il professor Bertanza, attuazione della simbiosi industriale su scala provinciale è in realtà un impegnativo, un'applicazione molto speciale di simbiosi che è diverso da progettazione di un distretto industriale, per esempio, o ogni tipo di approccio collaborativo fra un numero limitato delle aziende. Quindi bisogna un modello di elaborazione dei dati enormi, cioè big data. E si deve applicare dei principi e degli strumenti della valutazione ambientale e anche economiche per un'area vasta. Pertanto il lavoro consiste in tre sezioni che dobbiamo svolgere insieme e nello stesso tempo. Questi sono raccogliere i dati su scala territoriale per avere una visione più ampia e più aperta per avere degli impatti ambientali ed economici. Poi abbiamo sviluppare i focus group, cioè gruppi di discussione, e costruire una rete per avere la collaborazione fra le società, nello specifico le PMI, e anche noi come i partner di ricerca per individuare le soluzioni che sarebbero innovativi per quanto riguarda il particolare contesto industriale di Brescia e anche in materia di novità degli strumenti e delle metodologie applicate. E alla fine, cioè nella terza parte, vorremmo sapere come possiamo rendere la rete sostenibile oppure, diciamo, durabile. Allora, per la raccolta dei dati abbiamo cercato di ottenere l'accesso a diverse fonti di informazioni, fonti di dati. Collaborando con ARPA, ad esempio, abbiamo i dati di MUT sulla produzione dei rifiuti speciali nella provincia. Questo ci rende in grado di analizzare il bilancio di massa, cioè la differenza fra le quantità dei rifiuti generati e quelli che vengono recuperati e la parte che viene inviata allo smaltimento per ogni settore industriale. Inoltre, vogliamo sapere che tipi dei rifiuti vengono recuperati all'interno della provincia oppure vengono inviati ad altre province o regione oppure all'estero. Nel frattempo stiamo anche visitando aziende tipiche di diversi settori per conoscere meglio i processi e le procedure a cui si riferiscono i dati. I dati analizzati sulla base di diversi indicatori vengono trasferiti sulle mappe. Ad esempio qui, come vedete, abbiamo la produzione dei rifiuti, quelli pericolosi e non pericolosi, tra i diversi macrosettori economici e poi tra le diverse attività economiche che sono identificate dai loro codici Ateco. E infine i dati più dettagliati come la produzione di ogni specifico codice CER, codice rifiuti, nella provincia. Qui ad esempio nella mappa vedete la distribuzione delle scorie non trattate. Per i dati di MUD, come vedete, il nostro approccio per lo sviluppo di un software per sistemare dei dati utilizzando
filtri che considerano aspetti come codice CER, codice ATECO, per dividere e mettere i dati in categorie diverse. Poi facciamo georeferenziare i dati e visualizzare le mappe interattive. Per esempio, posso... Questo è la mappa interattiva per scorie non trattate. Di cui possiamo vedere diverse comune e anche abbiamo qui le gente. Resa, ogni tanto la voce va via, forse è il caso che togli la webcam, magari la voce risulta più chiara, per cortesia. D'accordo. Grazie. Mi sentite adesso? Prego, sì, prego, puoi continuare, sì. Ok. Allora, dopodiché la simbiosi industriale però non è solo un problema tecnico da risolvere, ma anche un nuovo modello di business collettivo. Per questo motivo dovrebbe essere costruito in ogni luogo proprio con le potenzialità e gli interessi che esistono. Quindi vogliamo invitarvi ai nostri gruppi di lavoro, ai nostri tavoli di lavoro, che saranno focalizzati su diversi argomenti, come ha detto professor Bertanza, il recupero dei diversi rifiuti, energia, acque reflue, anche per diversi settori industriali. Su ogni argomento utilizzeremo le competenze del nostro gruppo di ricerca e anche i nostri colleghi di Enea e i partner di rete di simbiosi industriale SAN, in cui ci sono la maggior parte degli esperti che hanno lavorato su scala internazionale su questo argomento. Pertanto vogliamo condividere il nostro primo questionario, che è molto semplificato e richiederà non più di qualche minuto. Adesso vorrei mettere in chat il link. Quindi indichi in chat il link e inviti i partecipanti, immagino, a cliccare e a rispondere al questionario nei prossimi minuti, insomma. Esatto, corretto? Grazie. Assolutamente sì. Il questionario è rivolto ai partner industriali, alle aziende, ovviamente. Certo. D'accordo, volevi completare o era la chiusura della tua presentazione, Resa, questa? Certamente siamo disponibili se si desidera inviarlo a più tardi, ma anche possiamo fare una revisione primaria dei dati che ci mandate oggi, magari durante la parte di discussione alla fine. Va bene. D'accordo. Se capito bene, la tua presentazione è finita, giusto, Reza? Sì, sono nella parte conclusioni. Prego, prego, se possiamo concludere così passiamo poi cerchiamo insomma di rispettare un attimo i tempi di massima. Mi scuso, ma io svolgo sempre poco bello. Prego. Sì, sì.
Il questionario è stato progettato consultando gli esperti di Enea, quindi ha tre sezioni. La prima parte è una breve introduzione al concetto di simbiosi industriale, poi la seconda parte è dedicata alle informazioni di contatto. Questo ci permette di creare i focus group e nella parte finale ci sono alcune domande sulle precedenti esperienze legate alla simbiosi industriale e su argomenti specifici di interesse per avere tavoli di lavoro. Questo ci aiuta a progettare gli eventi più utili e a trovare i materiali migliori da condividere con voi in futuro. In conclusione, stiamo collaborando con CSMT e pertanto condividiamo molto presto le nostre scoperte di questo sondaggio con voi. Se siete anche interessati ai nostri progetti o volete proporre alcuni casi di studio sulla simbiosi industriale, siamo disponibili. Grazie per l'attenzione. Benissimo, grazie Reza, grazie, abbiamo acquisito e abbiamo capito che ci sono veramente delle competenze molto profonde e delle esperienze molto importanti condotte all'interno dell'Università di Brescia. Senza dubbio avremo possibilità di lavorare su questi ambiti insieme in modo molto efficace. Ora passiamo alla parte di finanziamenti, quindi dopo aver parlato di approcci, dopo aver parlato di modalità di attuazione, di focus group, di come poter trovare scopo per la simbiosi industriale, vediamo come poter trovare incentivi e quindi spinte per la simbiosi industriale. Matteo Palasconi ci parla di uno di questi, che è il bando. Ah, no, ma sei tu, pensavo fosse la mamma. C'è un microfono. Matteo, prego, non ti sento. Non ti sento. Ancora, Licia, tu senti o sono solo io che non sento? No, nemmeno io sento Matteo. Strano perché prima funzionava, prova magari a staccare e riattaccare le cuffie, Matteo. Mi sentite adesso? Sì. Adesso sì, perfetto. Bene, buonasera a tutti e spero che si vedano le slide della presentazione. Sì, 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 sì. Ok, benissimo. Allora chiudiamo qua un secondo perché ho le impostazioni aperte, altrimenti non vedo io lo schermo. Buonasera, benvenuti. Io sono Matteo Falasconi, lavoro in CSMT nell'area Project Funding e farò un intervento cercando di stare nei 10 minuti che mi sono concessi, che riguarda un bando europeo, un bando interessante in cui si parla di sostenibilità ambientale ed è il bando LIFE pubblicato in aprile. Bando LIFE 2020, di cui vi darò qualche informazione, spero interessante. Perché parliamo di questo bando? Beh, sostanzialmente, ecco, mi piacerebbe partire un po' da quella che è la storia, cioè che cosa si intende per simbiosi industriale. Allora, il concetto un po' vecchio, risale al 1947, Renner, che scrisse, diciamo, coniò questo termine scrivendo appunto i rapporti tra industrie, che a volte sono semplici ma spesso sono molto complessi, come sappiamo. Tra questi, uno dei principali fenomeni è quello della simbiosi industriale, cioè l'insieme degli scambi di risorse tra due o più aziende o industrie dissimili. Questo significa che il concetto di simbiosi industriale si ricollega al concetto di sostenibilità
non soltanto ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità, diciamo, di un sistema produttivo, però molto spesso, oggi soprattutto, questo termine è utilizzato per definire quelli che sono i processi di recupero di scambio mutuo di risorse tra imprese di settori anche diversi. Quindi molto se gli scarti di un'azienda vengono utilizzati da un'altra impresa per produrre dei beni. Per cui si parla di economia circolare, si parla di riutilizzo di scarti e quindi riduzione di impatti ambientali, riduzione dell'utilizzo delle risorse, e quindi sostanzialmente questo significa che questi progetti di simbiosi industriale, soprattutto se hanno una connotazione innovativa, possono essere finanziati all'interno di determinati programmi, quali per esempio il LIFE. Il LIFE è il programma probabilmente più storico a livello europeo, un programma che ha 25 anni e che dal 92 a oggi ha visto finanziati qualcosa come quasi 5.000 progetti a livello europeo. Di questi, più o meno una metà sono coordinati da soggetti privati, quindi da imprese. 7 su 10 sono progetti di tipo pilota o dimostrativo in un ambiente rilevante, quale può essere un ambito industriale. Sono progetti tipicamente abbastanza grossi, costo medio 2-3 milioni di euro, e che hanno una durata generalmente compresa tra i 2 e i 3 anni. All'interno dei LIFE sono stati affrontati temi veramente molto diversi, che vanno dalla gestione dei rifiuti all'economia circolare, l'ecodesign dei prodotti, trattamento delle acque, risparmio idrico, riduzione delle emissioni industriali e via dicendo. Ovviamente quindi non possiamo entrare nel dettaglio di tutti quelli che sono, diciamo, i progetti, ma cercherò di darvi un po' le caratteristiche essenziali di un progetto LIFE di successo. Il bando di quest'anno è particolarmente interessante perché è il budget più ricco mai visto in 25 anni di LIFE. Quindi per il 2020 il budget stanziato dalla Commissione europea è di 450 milioni di euro, suddivisi in due sottoprogrammi: uno ambiente, e si parla di efficienza delle risorse e quindi anche di economia circolare e di simbiosi industriale in questo senso. L'altro è il programma clima, dove si parla sostanzialmente di misure di mitigazione del cambiamento climatico. Un bel esempio di questo progetto vi verrà presentato da altri relatori tra pochi minuti, per cui potrete avere un esempio concreto. Il sottoprogramma ambiente ha quest'anno delle scadenze. Allora, la presentazione dei progetti avviene in due fasi e entro il 14 di luglio va presentata una short proposal di 10 pagine, 10 paginette. Queste proposte vengono poi vagliate e i progetti ammessi, diciamo, viene chiesto di presentare un progetto esecutivo a febbraio del 2021. La cosa interessante, diciamo, sebbene il primo vaglio è piuttosto severo, è che in seconda fase si ha il 50% netto di probabilità di essere finanziati, perché viene finanziato un progetto su due di quelli ammessi. Per quanto riguarda il sottoprogramma clima, invece, si presentano i progetti in fase unica a ottobre di quest'anno, il 6 ottobre. Chi può partecipare ai progetti LIFE? Sostanzialmente tutti, nel senso che possono partecipare tutte le entità legali, per cui ovviamente ad eccezione delle persone fisiche, tutte le persone giuridiche, che siano pubbliche o private, sia commerciali che non commerciali, cioè non profit, anche le ONG. Da quest'anno possono partecipare a questo bando anche le start-up, purché siano in partnership con altre imprese che facciano un po' il ruolo di garante finanziario, economico-finanziario.
ovviamente stiamo parlando di imprese europee. Le imprese che sono fuori dall'Europa tipicamente possono essere aggregate, associate al progetto, ma non possono coordinarlo. Il progetto di bando LIFE è un bando che non ha regole rigidissime sul partenariato, quindi mi è capitato in passato di avere progetti finanziati con anche un singolo partner. Tipicamente se ci si presenta in partenariato ovviamente si ha qualche chance di successo in più, perché ovviamente il progetto risulta più robusto. E ovviamente se parliamo di progetti di simbiosi industriale, economia circolare, è chiaro che bisogna coprire quella che è un po' la value chain del progetto di simbiosi, quindi non ha senso parlare di progetti presentati singolarmente in questo caso. Le priorità tematiche del bando ambiente sono, come dicevamo prima, diverse. Tipicamente sono cinque: si parla di acqua, quindi anche a livello industriale, rifiuti, efficienza nell'uso di risorse, cioè economia circolare in questo caso, riduzione delle sostanze chimiche e di qualità dell'aria. Un esempio di un progetto finanziato nell'ambito qualità dell'aria e emissioni, un progetto che abbiamo presentato l'anno scorso, finanziato ad un'azienda, piccola impresa di Montirone, che si occupa di kit dual fuel, quindi installazione su veicoli diesel di kit per la conversione diesel-metano, tanto per fare un esempio. Che progetti finanzia il LIFE? Tipicamente quattro diversi tipi di progetti, cioè progetti pilota, dimostrativi, di buone pratiche e di informazione. Questi sono i progetti tradizionali che interessano tipicamente le aziende. I progetti pilota sono progetti particolarmente innovativi che propongono delle soluzioni mai applicate o sperimentate prima, quindi diciamo di sviluppo tecnologico. I progetti dimostrativi devono essere in qualche modo innovativi nel contesto specifico, ma potrebbero anche essere stati applicati in contesti diversi, quindi diciamo sono più progetti di technology transfer, in cui è più importante la componente dimostrativa del progetto stesso. Poi ci sono i progetti di buone pratiche, che in cui si consolidano metodi e approcci all'avanguardia che però sono già noti, e infine progetti di informazione che riguardano soltanto la disseminazione dei risultati già ottenuti in progetti magari precedenti. Generalmente il LIFE non finanzia la ricerca di base e non finanzia la realizzazione di grandi infrastrutture. Però devo dire che per esperienza sono ammesse sia limitate attività di ricerca applicata, sia anche i costi di grandi impianti. Qui ho scritto una cosa in realtà errata, poi vi dirò: non è vero che i costi sono in quota di ammortamento, perché da quest'anno c'è una novità importante, cioè i costi di macchinari e impianti sono eleggibili al 100% sul progetto. Ci tornerò dopo. I costi eleggibili sono quelli sostenuti esclusivamente dopo l'avvio del progetto. Questa è una cosa molto importante da sapere. Come potete vedere, le categorie di costi eleggibili su questo bando sono tutte quelle possibili e immaginabili, cioè costi di personale, materiali di consumo, infrastrutture, attrezzature, prototipi, viaggi, missioni, consulenze esterne più o meno di qualunque genere, che possono andare dalla consulenza tecnica alla certificazione, al test, al management, e altri costi legati per esempio alla promozione dei risultati e una piccola quota di costi indiretti. La novità molto importante di quest'anno, come dicevo prima, è l'eleggibilità al 100% dei costi dei macchinari. Questo ovviamente per le aziende è molto importante, perché
riuscire a farsi finanziare un progetto in cui c'è una componente importante di macchinari e impianti acquisiti magari nelle fasi iniziali del progetto significa portarsi a casa il 55% a fondo perduto del costo di quel bene, che oggigiorno, secondo me, non è possibile trovare in nessun bando che sia europeo, nazionale o regionale, cioè veramente una cosa unica. Oltretutto, lasciatemi dire, incentivo cumulabile al 100% con gli incentivi fiscali nazionali, per esempio, quindi crediti d'imposta, l'ex iperammortamento, piuttosto che altri, diciamo, strumenti di incentivazione, agevolazioni, a tasso agevolato, o che siano in contributi in conto interessi, per esempio. La modalità di finanziamento, quindi la Commissione finanzia al 55% i costi totali eleggibili. E questo rate è particolarmente interessante per il motivo che dicevo prima, è più del doppio rispetto al rate medio dei progetti del MISE. Mise generalmente il contributo a fondo perduto del 20%, in regione normalmente si va dal 40% delle grandi imprese al 60% delle PMI in alcuni particolari bandi, però generalmente spesso non supera il 50%, quindi è piuttosto alto. Il grant oltretutto viene erogato in maniera particolarmente interessante perché si lavora con degli anticipi di cassa, cioè nei progetti nazionali siamo abituati a fare il progetto, rendicontarlo e avere i soldi dal ministero, per esempio, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dopo 12 mesi che il progetto è finito, se va bene, forse anche 24. In alcuni casi purtroppo è successo che sono arrivati anche dopo qualche anno. In questo caso invece la Commissione europea paga un prefinanziamento subito alla firma del grant entro un mese dalla firma, che tipicamente è del 30%, finanzia ulteriormente il progetto a metà, dopo che è stato rilasciato il primo report intermedio. E viene erogato un altro 40% e alla fine c'è un saldo finale del 30% residuo. Quindi ovviamente il progetto diciamo, viene fatto e finanziato con il contributo già nelle casse dell'azienda. Mia ricetta, visto che va di moda in questi, diciamo, tempi, di questi tempi va molto di moda la cucina e le ricette per un progetto life. Allora, secondo me quella che conta in assoluto è l'idea del progetto. L'idea del progetto che deve essere, ovviamente, l'ambiente e il clima devono essere al primo posto e quindi la corrispondenza con le aree prioritarie del bando e le politiche comunitarie. Secondo ingrediente fondamentale è l'innovazione, che non significa ricerca, ma significa applicazione dei risultati della ricerca, nel contesto opportuno. Il terzo sono gli elementi di valore aggiunto, quindi può essere il valore aggiunto a livello europeo, la sostenibilità, la trasferibilità, la replicabilità dell'iniziativa, la coerenza tecnico-economica. I partner del progetto è fondamentale che coprano la value chain, e quindi il principio della complementarietà dei partner. Avere dei partner stranieri nella partnership conta fino a un certo punto, 4 punti su 100. Infatti, molto spesso i progetti live finanziati sono progetti con una partnership nazionale. La durata dipende dalla tipologia di progetto, comunque in genere, appunto, diciamo prima 2 o 3 anni, e non ci sono particolari limiti di budget. È chiaro che i LIFE sono progetti tipicamente abbastanza importanti,
Io non ho mai scritto progetti live di costo inferiore a 1 milione di euro, tanto per fare, dare un po' una misura. La gestione del progetto è estremamente importante, voglio sottolinearlo, perché non basta farsi finanziare un progetto, bisogna gestirlo anche bene, altrimenti poi succede che quei famosi, quelle tranche di finanziamento non vengono erogate. Quindi deve essere costante, efficace, la gestione tecnica e i rapporti con i partner devono essere costantemente monitorati. Ci vuole nei progetti live un project manager sostanzialmente full time, cioè una persona qualificata che segue il progetto day by day. C'è bisogno di un supporto amministrativo, cioè di competenza, gente che sappia gestire il progetto come commessa. E quindi, sebbene la Commissione europea mette a disposizione un project monitor, che è un tecnico che vi aiuta a gestire il progetto, e anche un advisor finanziario, la scelta migliore, secondo me, è affidarsi ad un partner competente che ha esperienza nella gestione dei progetti live. Noi di CSMT siamo a disposizione per studi di fattibilità. Io personalmente sono 12 anni che scrivo progetti live, ne ho scritti veramente molti, quindi posso dire di saper scrivere bene i capitolati tecnici. Vi supportiamo nella redazione, nella creazione del partenariato, anche se serve per trovare partner italiani o stranieri, e poi vi assistiamo nella fase di negoziazione, nella gestione amministrativa, supporto alla rendicontazione, alla comunicazione, alla promozione dei risultati, e grazie anche al supporto della nostra area marketing. Questo direi che conclude l'intervento. Io sono a disposizione se volete contattarmi per sottopormi delle idee. Avete i miei riferimenti. A questo webinar sicuramente seguirà una email in cui vi manderemo delle informazioni dedicate, e vi ringrazio per l'attenzione. Se avete domande, sono a disposizione. Benissimo, grazie Matteo. Il bando live è senza dubbio molto interessante, molto opportuno per il tema dell'incontro di oggi di simbiosi industriale. Nelle chat è stata posta una domanda che chiede se in quali termini o in quali termini un'azienda startup possa partecipare al bando live, se da sola, se nati, se nati S, eccetera. Mi sembra di poter dire, correggimi o comunque conferma Matteo, se è possibile, che non ci sono dei limiti o dei vincoli particolari, può anche partecipare da sola. È corretto questo? Confermo, sì, non c'è bisogno di costituire nessuna ATI, nessuna ATS, servirà, una volta finanziato il progetto, siglare un accordo di partnership redatto secondo un format della commissione con gli altri partner, se ce ne sono. Perfetto. Bene, ora che insomma, che ci è stata prospettata la possibilità di utilizzare il bando live per farci finanziare progetti di investimento, progetti di simbiosi industriale, vediamo qualcuno che l'ha già fatto, e quindi diamo la parola a Carlo Minini di Turbodent, ci parlerà del progetto Life It Leap, progetto sul quale siamo molto lieti anche di poter partecipare, di aver partecipato come partner all'interno di CSMT. Prego Carlo. Buonasera a tutti, sono Carlo Minini, da più di 10 anni lavoro in Turboden e adesso mi occupo proprio dello sviluppo di un nuovo prodotto, le pompe di calore di grande taglia, ma per 40 anni l'azienda Turboden, per chi non lo sapesse, si è occupata esclusivamente di un'unica tecnologia che è il ciclo Rankine organico, quindi la progettazione e produzione di turbogeneratori, cogeneratori di fatto, che sfruttano fonti di calore per lo più rinnovabili o scarti di calore industriale per generare energia elettrica o per cogenerare energia elettrica e calore a più bassa temperatura. Innanzitutto comunque grazie al CSMT per averci coinvolti insieme a Dori Martin. Noi siamo chiaramente molto contenti di raccontare qualcosa di questo bel progetto. Tra l'altro
Interverremo in simbiosi disseminativa io e l'ingegnere Maurizio Zanforlin di Aurelie Martin. È un progetto che è appena nato, possiamo dire, perché parte adesso, parte in giugno, questo mese. Chiaramente ci abbiamo lavorato per tanto tempo prima per farlo approvare. Ora si parte, per cui non potremo ancora magari dirvi tanto sugli esiti e sulla realizzazione, ma sicuramente un po' di informazioni interessanti. D'altro canto, con anche proprio il CSMT, già 10 anni fa abbiamo partecipato ad un bando simile, un bando LIFE, sempre che riguardava lo sfruttamento dei cascami di calore dispersi in atmosfera, altrimenti dall'industria per valorizzarlo, e anche all'epoca si fece poi un dimostratore, un impianto di dimostrazione. Già allora, ovviamente, già 10 anni fa, ma già molto prima, c'era la preoccupazione per l'ambiente e per la riduzione dell'impatto sull'ambiente delle attività umane e in particolare la riduzione dei gas climalteranti. A Brescia c'è tanta industria altamente energivora, a Brescia come in Italia, ma a Brescia in particolare, e a questo proposito passo la palla all'ingegner Zanforlin, che ci dirà qualcosa proprio sull'acciaieria per cui lavora. Buonasera a tutti, io mi occupo adesso attualmente di ricerca e sviluppo, ho fatto il direttore dell'acciaieria per 30 anni e da 3 anni adesso mi occupo appunto di progetti finanziati. Veniamo un attimino alla storia di Ori. Ori Martin è la classica mini mill bresciana, nasce verso la fine degli anni 30, si sviluppa nell'immediato dopoguerra con un forno elettrico a colaggio in fossa e prosegue poi lo sviluppo della tecnologia. La vera svolta è stata verso la fine degli anni 80, quando si è deciso di virare dalla produzione di acciai per cemento armato alla produzione di acciai per qualità. E oggi il gruppo ha una decina di aziende, produciamo acciai di qualità essenzialmente per il settore automotive e per la meccanica in generale, produciamo circa 700.000 tonnellate di acciaio di qualità l'anno e abbiamo cominciato un processo, diciamo, di chiamiamola green economy, verso un progetto di produzione di acciaio green. Mi giri la prossima? Certo. Verso la produzione di un acciaio più green e una riduzione delle emissioni di CO2 già da qualche anno. Il ciclo produttivo di Ori, come dicevo, è il classico ciclo produttivo di un'acciaieria elettrica, quindi abbiamo un forno elettrico nel nostro caso da 100 tonnellate con carica in continuo. È stato il primo in Europa ormai 25 anni fa che abbiamo montato. È un forno molto particolare, cui vediamo poi un dettaglio un po' più avanti. Abbiamo due forni di affinazione, abbiamo un impianto di degasaggio, una colata continua a 5 linee, un impianto di laminazione che ha poi come produzione vergella e barre. E abbiamo poi impianti di trattamento termico e di lavorazioni meccaniche. Le altre aziende del gruppo si occupano essenzialmente di una verticalizzazione dei nostri prodotti. Venendo al progetto, se mi giri la prossima, il progetto vero e proprio, diciamo che è l'evoluzione di un progetto che abbiamo già iniziato qualche anno fa e si è concluso, sempre un progetto finanziato con la Comunità Europea, che verteva su non sento più prego. Sull'amico con Tuboden e con Tenova abbiamo sviluppato un sento l'audio sì? Che va e... senti? Magari se vuoi spegnere la webcam, l'abbia accesa, forse è meglio. Già fatto, ok. Grazie. Ok, allora stavo dicendo, è un progetto, è l'evoluzione, diciamo, di un progetto iniziato qualche anno fa, che verteva sul recupero del calore dai fumi primari del forno fusorio. Con Tenova e con Turboden abbiamo implementato un impianto di recupero termico
trasformazione del calore in vapore e attraverso vapore che viene fornito poi alla municipalizzata nel periodo invernale. Quindi andiamo essenzialmente da fine settembre a marzo-aprile, dipende un po' dalla stagionalità, forniamo vapore a 120 gradi alla linea di teleriscaldamento della città. Nel periodo invece estivo abbiamo una turbina a ciclo Rankine di turbone e produciamo circa 1,2 MW di energia elettrica che autoconsumiamo. Dicevo che questa è un'evoluzione perché adesso con questo progetto LIFE andiamo a puntare al recupero termico dell'acqua di raffreddamento del forno fusorio e dell'impianto di caricamento con Steel. L'impianto di caricamento è essenzialmente una sorta di lungo canale dove il rottame viene caricato e viene spinto con un movimento oscillatorio verso il forno fusorio. Gli ultimi 25-30 metri verso il forno il rottame va in controcorrente ai fumi, quindi ha un preriscaldo e quindi abbiamo anche lì un piccolo risparmio di energia. La parte terminale del Consteel, quindi del caricamento e la pannellatura del forno, possono fornire circa 1200 metri cubi d'acqua ora ad una temperatura che va dai 60 ai 70 gradi. Adesso pian pianino ci stiamo alzando, e ultimamente siamo intorno ai 70 gradi dell'acqua di uscita dai pannelli, che attualmente viene raffreddata di nuovo a 50 gradi per rientrare nel circuito di raffreddamento del forno fusorio. Quindi l'idea è stata quella di riuscire a recuperare questo waste heat dell'impianto utilizzando appunto una pompa di calore, quindi poi l'ingegner Minini entrerà più nel dettaglio di me nella descrizione dell'impianto, quindi andare a recuperare questa quota parte di calore che attualmente viene dispersa nell'ambiente con aggravio di consumo di energia. Ti lascio il dettaglio dell'impianto. Sì, grazie Maurizio. Quindi in questa slide vediamo un pochettino la situazione attuale dell'impianto e quindi questo è il progetto che Maurizio ha appena descritto, dove abbiamo anche il nostro turbo generatore che genera energia elettrica. Adesso abbiamo capito qual è la sorgente del calore, abbiamo capito che c'è ulteriore calore a disposizione che può essere sfruttato anche se è a più bassa temperatura, quindi non è a una temperatura adatta per produrre energia elettrica e neanche per essere immesso direttamente in una rete di teleriscaldamento come quella di A2A che passa in prossimità di Ori Martin e che già ne sfrutta un po' del calore come abbiamo visto grazie a questo progetto. E quindi cos'è che abbiamo pensato di fare e qual è proprio l'oggetto di questo progetto LIFE Heat Leap che parte adesso? È quello di ulteriormente dimostrare anche per l'azienda Turboden che è all'avanguardia insomma nella produzione di tecnologie per il recupero e il risparmio di energia. Dicevo inizialmente che per 40 anni abbiamo fatto un solo prodotto, i turbogeneratori, questi cogeneratori. E adesso la novità degli ultimissimi tempi è che abbiamo introdotto due nuovi prodotti, la pompa di calore di grossa taglia e l'espansore di gas naturale. Entrambi verranno studiati e realizzati in questo progetto con Ori Martin. E quindi di nuovo siamo lieti di essere in simbiosi con il territorio bresciano, con l'industria del territorio bresciano. Brevemente, quali sono i partner del progetto oltre a Turboden e Ori Martin? Abbiamo già menzionato CSMT, che ci supporta molto bene e che è indispensabile grazie anche all'esperienza, come abbiamo visto, che hanno. C'è anche Cogen Europe, che è l'associazione di categoria, diciamo, per l'industria e il settore della cogenerazione, e c'è Rina Consulting, che si occuperà anche di implementare un sistema di monitoraggio per la raccolta e la lavorazione dei dati. Adesso andrei già all'ultima slide, forse risparmiamo anche qualche minuto, forse no. Magari ci sarà tempo per domande, se ne avrete, perché come avete visto abbiamo cercato di andare abbastanza rapidi. Qua si vede
sulla sinistra la fonte del calore, molto schematizzata rispetto a quella bella immagine che abbiamo visto poco fa. Questa dà nel progetto specifico questa acqua calda intorno ai 60-70 gradi, in questo caso ci sono temperature un po' conservative, un po' più basse, lo vediamo qua sulla sinistra. In sostanza la pompa di calore assorbirà questo calore, quindi farà le veci dell'air cooler, che adesso disperde invece in ambiente questo calore a relativamente bassa temperatura. La pompa di calore funziona grazie a un compressore che viene spinto da un motore elettrico e riesce a trasferire questa energia che porta via da questa sorgente di calore, raffreddandola, e a ridarla a un utilizzatore a più alta temperatura. Quindi consuma circa 1 megawatt di energia elettrica, assorbe circa 5 megawatt, ritorna grosso modo la somma dei due, quindi circa 6 megawatt termici, ad una temperatura, vedete, più alta, cioè 90 gradi. Questa temperatura verrà ulteriormente innalzata dal sistema già presente, quello che sfrutta il vapore prodotto dai fumi più caldi dell'impianto, che darà ulteriori 6 megawatt. Quindi in totale si riuscirà a fornire 12 megawatt, saturando in qualche modo l'attuale richiesta in quel punto della rete di A2A ad una temperatura relativamente alta, che magari in futuro potrà anche un po' abbassarsi. La rete poi ritorna l'acqua dopo che ha scaldato gli ambienti a 60 gradi a questo impianto. Questa pompa di calore, che funzionerà circa 3.000 ore all'anno, o 3.000 ore equivalenti all'anno, quindi compie un lift cosiddetto, questo LIP, che dà anche il nome al progetto Heat LIP, di circa 30 gradi, ma potrebbe essere anche pensato per fare addirittura tutto il salto di temperatura fino a 120. In quel caso non avrebbe più un coefficiente di performance così alto, che è 6, che è un valore decisamente buono. Avrebbe un COP magari dimezzato, e quindi questo ha delle implicazioni anche sulla fattibilità economica. Però ecco, diciamo che ci si può anche un attimino ingegnare per ulteriormente migliorare l'utilizzo di questa tecnologia tutto sommato innovativa, specialmente a queste taglie dell'ordine dei diversi megawatt. E questa chiaramente è una applicazione che ha il potenziale di essere replicata in Italia e in tutto il mondo. E con questo io avrei finito. Benissimo, grazie. Questo è un progetto ovviamente esemplare, è l'unione di tutte le realtà virtuose che vorremmo cercare di riunire sempre più spesso intorno a progettualità comune. Ci sono realtà industriali importanti e prominenti per il territorio come Orimardi, ci sono realtà industriali come Turboden che portano un loro peso di innovazione tecnologica importantissimo, e sono realtà entrambe molto interessate, attente alle opportunità anche di finanziamento, tanto è vero che questo è un progetto che appunto è stato concepito e presentato proprio nello stesso programma LIFE nel bando dell'anno scorso. Quindi è un piacere poter sottolineare come questo insieme virtuoso sia di realtà industriale che di competenze che di opportunità possa dare dei casi effettivi di successo. Vedo che nella parte di domande c'è una domanda rivolta a Ori Martin, e che chiede se l'energia prodotta durante il ciclo, diciamo durante il periodo estivo, durante il periodo caldo, aprile a ottobre, viene autoconsumato e immessa in rete. Immagino che con i consumi che avete non andrete a immettere molta energia in rete, o sbaglio? No, ho già risposto, comunque no, andiamo in autoconsumo. Certo. Abbiamo un'impegnativa di 100 megawatt, per cui... Sì, quindi avete tanta di quella fame energetica che non avrete certo bisogno di immettere in rete quella che andate a consumare, senza dubbio. Continuiamo a parlare di eccellenze industriali, col secondo caso di cui parliamo, col secondo case study. Questa volta andiamo alle raffinerie Assisi. Tiberio Assisi ci presenta la loro esperienza in tema di economia circolare. Prego.
Sì, mi sentite? Buonasera a tutti. E intanto vi complimento con chi mi ha preceduto perché ha toccato molti argomenti che sono per noi tipici della gestione quotidiana, nonché dell'innovazione tecnologica appena presentata dall'azienda Ori Martin insieme evidentemente all'azienda Turboden. Noi invece ci limitiamo a raccontare un po' quella che è stata la nostra esperienza di oltre 50 anni di presenza sul mercato, con la peculiarità che sostanzialmente utilizziamo nel nostro ciclo produttivo rifiuti e quindi ci misuriamo e scontriamo con tutta quella che è la tipica modalità di gestione di questo elemento. Siamo nel settore della metallurgia, si nasce nel immediato dopoguerra come tante peraltro aziende che spinte dalla tradizione che si spinge fin dalla lavorazione dei minerali estratti dalle miniere nelle nostre valli. Noi siamo a Sarezzo e tipicamente anche da queste parti la presenza di metallo e acqua corrente ha creato tutte le condizioni affinché questo tipo di attività si sviluppasse, ma nel dopoguerra e negli anni seguenti nasce l'idea di recuperare in maniera organizzata e continuativa tutta una serie di residui, in particolare bellici, ma non solo, perché poi prodotti che cessano la loro giungono al loro fine vita e mi riferisco per esempio alle automobili, mi riferisco per esempio agli elettrodomestici, sono oggetto di una classificazione che li definisce quali rifiuti in quanto cose destinate all'abbandono ed entrano poi nel ciclo produttivo attraverso tutta una serie di operazioni che nascono evidentemente con una selezione manuale alle loro origini per poi evolvere verso uno sviluppo di tutta una serie di tecnologie delle quali per esempio noi siamo dotati, che sono sostanzialmente impianti di frantumazione, impianti di selezione a correnti indotte, impianti di flottazione, impianti di asciugatura ed essiccazione, affinché si riesca a riporre sul mercato tutta una serie di materie prime, quindi commodities, che consentono poi di evidentemente avviare altri processi produttivi nell'ambito della meccanica, delle costruzioni in generale. Mi sono sentito molto rappresentato e mi allaccio a quanto hanno detto i relatori in precedenza, dalla dottoressa Sbaffoni che ha citato tutta una serie di attività che devo confessare noi stessi svolgiamo senza averne poi definito un nome e quindi evidentemente fanno parte un po' del comportamento e dell'abitudine e evidentemente mi fa piacere capire che c'è anche un inquadramento scientifico di quelle attività industriali che spesso vengono svolte senza avere, almeno da parte nostra, tante volte cognizione del fatto che ci sia chi studia, chi mette in rete, chi mette in relazione tutta una serie di dati, quindi apprendo con, anche di questa attività con grande piacere. Mi soffermo anch'io un attimo sul quadro burocratico perché evidentemente è una delle tematiche che ci accompagnano nella gestione di questa nostra attività. È vero è che c'è tutta una propulsione alla spinta verso l'economia circolare, verso il riuso, il riciclo, il recupero della materia, però è altrettanto vero che spesso e volentieri nei fatti purtroppo come veniva citato prima, la burocrazia spesso si mette come non favorevole, ma come ostacolo. Siamo speranzosi che le cose possano cambiare perché siamo sempre interessati a un'attività di ricerca e di sviluppo onde massimizzare la quantità di materia che viene reintrodotta in cicli virtuosi. Due numeri per dire che noi siamo autorizzati al trattamento di circa 250.000 tonnellate anno di materiali vari. La nostra principale voce di recupero è ovviamente l'alluminio, che finisce sostanzialmente nella produzione dell'alluminio secondario, tipicamente alla base delle produzioni poi per il settore automotive e per il settore delle costruzioni, insieme poi tutta un'altra serie di materiali che vengono invece avviati alle rispettive fasi di raffinazione, mi riferisco a rame, ottone piuttosto che acciai in altre direzioni.
siamo comunque produttori di una quota di rifiuti e per quel che ci riguarda attraverso anche una società collegata che si occupa di sviluppo e di engineering stiamo provando a cercare di massimizzare il recupero anche delle parti che attualmente sono destinate allo smaltimento e quindi ci stiamo impegnando in questa direzione per raggiungere un target di recupero che se non possa essere definito 100%, che è effettivamente molto ambizioso, però l'idea è quella evidentemente di avvicinarsi il più possibile a questo momento. Chiudo dicendo che evidentemente sul tema simbiosi, che è un altro termine del quale non avevo piena contezza del significato, ma scopro con piacere che evidentemente nel nostro fare e nel fare anche di chi mi ha preceduto nelle esposizioni, evidentemente c'è molto che oggi viene svolto e quindi evidentemente il fatto di metterci in rete condividendo e con clienti e con fornitori e con collaboratori altri tutta una serie di esperienze mi fa dire che siamo in questa direzione. Evidentemente cercheremo di far tesoro di quanto appreso oggi per orientare ancora meglio la nostra attività in questa direzione. Chiudo dicendo che evidentemente l'economia circolare esiste, e questo è un concetto che spesso esprimo anche in maniera un pochettino polemica, è certamente esistita negli anni del dopoguerra fino ad oggi. Oggi gli abbiamo dato un nome, speriamo che non diventi un tema di bersaglio mediatico o di polemica, perché evidentemente altrimenti non andiamo nella direzione corretta. Avrei concluso con la mia esperienza, perché evidentemente è molto più difficile raccontare e quindi evidentemente sarei molto contento che qualcuno avesse la voglia di venire a vedere che cosa facciamo, però evidentemente siamo disponibilissimi se qualcuno avesse della curiosità di vedere che cosa significa partire da un materiale di recupero, tipicamente un rottame, fino a giungere al suo completo riciclo. Siamo disponibili e aperti a qualsiasi tipo di confronto. E intanto vi ringrazio per l'invito e per le eccellenti relazioni che mi hanno preceduto e che certamente mi seguiranno. Grazie. Benissimo, grazie Tiberio, è una realtà molto interessante senza dubbio e testimonio comunque sia questa presentazione che anche quella precedente che l'economia circolare non è solo un leitmotiv, non è solo un tema molto trendy o di moda eccetera, ma è un tema reale in diversi comparti industriali e anche supportato con programmi concreti. Ci sono senza dubbio degli elementi di criticità sulla strada dell'economia circolare, ma ci sono anche molte opportunità. Maria Luisa Venuto di AQM, nel chiudere questo giro a 360 gradi sull'economia circolare, penso ci voglia ricordare che oltre ad avere un buon approccio, oltre ad avere una metodologia, oltre a conoscere il tema, oltre a provare a attuarlo, è necessario anche avere degli strumenti oggettivi, quantitativi, che ci rendano possibile apprezzare fino in fondo cosa vuol dire e il valore che sta dietro all'economia circolare e quindi al life cycle assessment. Prego Maria Luisa, prego. Grazie mille. Vedete il mio schermo? L'ho condiviso? Sì, l'hai condiviso. Perfetto. Sì, se lo metti in presentazione su pagina piena diventa ancora più chiaro, se no puoi anche tenerlo così come vuoi. Come si vede già. Bene. Ecco. Okay, così si vede ancora meglio. Perfetto. Benissimo. Di fatto vi ringrazio per questo invito e sto seguendo tutto il corso del pomeriggio, mi ricollego idealmente a quanto era stato esposto anche nei primi interventi da Silvia Sbaffoni e anche dall'ultimo. Di fatto è un modo il mio per dire diamo il nome alle cose, no? Facciamo molto spesso sia in azienda che come consulenti attiviamo dei processi in cui a volte semplicemente è dare un nome alle cose, non è semplicemente in sé, però è un'attribuzione di consapevolezza e di
importanza e, come si dice oggi, di valorizzazione di quello che le aziende hanno svolto e stanno svolgendo anche in modo tradizionale, insomma andando a ripescare quello che di fatto in alcune aziende è insito proprio nella natura stessa. Un nome, ma anche una quantità, nel senso che noi ci troviamo nel momento in cui parliamo di economia circolare, di simbiosi industriale, a scegliere di associare cicli produttivi in modo, se mi permettete, creativo. A volte basta guardare con un altro sguardo quello che è un ciclo produttivo, anche con una lunga storia, anche di decenni, no? Sulle spalle, con un altro tipo di sguardo, con una capacità tecnologica nuova, e si creano delle sinergie, delle modalità di gestione che ci permettono di compiere salti, di compiere leap, no? Ecco, in tutto questo, soprattutto anche nei progetti LIFE, un elemento fondamentale è quello della misurazione, cioè come faccio a quantificare, a capire, a identificare gli elementi per poterli poi non solamente cambiare, ma anche misurare quali sono gli impatti oggi e quali potrebbero essere nel momento in cui si inserissero innovazioni sostenibili. Ecco quindi che quello che è la misurazione, la capacità di vedere, di avere questo sguardo di sistema con i life cycle assessment è fondamentale, ma è soprattutto fondamentale utilizzare gli standard che noi abbiamo a disposizione. Qui io ho ripreso quelli che sono la struttura, no? Data dalle ISO 14040, dalla famiglia delle ISO 14040, per quello che riguarda il life cycle assessment. Quindi dal creare gli obiettivi a quello che è l'analisi dei dati, a capire quali sono gli impatti, ma soprattutto capacità di interpretarli mettendo insieme diverse discipline. Io quando entro in azienda o parlo anche in un altro ambito che è quello dell'acciaio, dico sempre occorre interpretare. A un certo punto in tutti i modelli, gli algoritmi che noi possiamo inserire, entra all'interno di questo una capacità interpretativa che coniuga e mette insieme sia la capacità dell'imprenditore, di chi sa e ha visto il ciclo produttivo e le sue evolversi, con chi è il consulente o l'esperto o il ricercatore, la ricercatrice, e che noi siamo in grado appunto di dare queste modalità di interpretazione per poter fare il salto. Ma io vi faccio vedere anche un altro elemento molto nuovo, che è quello che riguarda l'economia circolare. Allora, il life cycle assessment che abbiamo visto prima, diciamo, io lo considero come uno strumento che noi tutti in qualche modo conosciamo. O che abbiamo presente, perché è uno strumento che più o meno è consolidato per metodologia. Ma quello che noi stiamo affrontando in questi anni è l'economia circolare e come possiamo calcolare e definire qual è il grado, il livello di circolarità di un'azienda rispetto ad un'altra, sia nel settore, nello stesso settore, ma sia anche attraverso altri settori. Quindi vi porto questo che, diciamo, è uno standard in parte sperimentale, ma in parte già portato a certificazione, che è stato messo a punto dall'Associazione di Normazione Francese, la FNOC. Lo standard è uno standard che ha questo codice XP X30901 e definisce i requisiti per implementare elementi di circolarità all'interno di un'azienda. Non solamente, è un sistema di gestione di progetti che hanno base sull'economia circolare ed è di fatto una struttura simile agli altri standard, che siano le 9001, che siano quindi le qualità, piuttosto che quelli riguardanti l'ISO 14000.
e può essere uno standard che può essere perfettamente integrato con quelli che sono le certificazioni, i sistemi di gestione ambientali già esistenti. Ve lo porto perché ultimamente in Italia è stato di fatto portato a certificazione un'azienda che è la San Colombano Costruzioni di SPA di Massa. Diciamo una certificazione che arriva dopo una serie di elementi che riguardavano inizialmente tre progetti specifici. Uno era una certificazione per una fornitura, per cui loro utilizzavano lo scarto delle lavorazioni di marmo per portarle in una, diciamo, per la creazione di una piattaforma multifunzionale a Vado Ligure. Poi di fatto questo, insieme a compensazioni con l'Amazzonia, a ottimizzazioni energetiche interne all'azienda, erano tre progetti specifici. Di fatto questa modalità, questo approccio che passava per progetti è stato esteso all'intera organizzazione e sono arrivati ad avere una certificazione a maggio 2020. Il campo di applicazione è quello ampio della San Colombano Costruzioni, quindi comprende tutte le attività, dalla ristrutturazione di edifici a quella di realizzazione di reti, impianti di telecomunicazioni, trasporti, piattaforme di stoccaggio, ecco, tutto quello che riguarda, diciamo, la costruzione in senso lato, ecco, non solamente quello proprio di edifici, ma anche quello collegato con le infrastrutture. Questi sono settori che sono sotto il focus della New Green Deal, precisiamo, questi sono i settori che vengono ritenuti dall'Unione Europea di grande interesse. Ecco, su questo il campo di applicazione appunto della San Colombano è di fatto un campo di applicazione di interesse anche europeo. Come è fatto lo standard? Giusto per chiudere e portarvi anche ad essere curiosi di quello che può essere un'applicazione, una misurazione ulteriore per dare un nome e una definizione, una quantificazione a un concetto che molto spesso appunto è recupero, ma anche reinserimento, innovazione, tante cose. Ecco, lo standard incrocia sicuramente i tre dimensioni classiche della sostenibilità, quindi classico, ambiente, economia e società. E poi si incrocia appunto con i sette target di sviluppo dell'economia circolare, tra cui c'è anche la simbiosi industriale, la progettazione ecocompatibile, gli approvvigionamenti sostenibili, l'economia dei servizi, i consumi, l'estensione della vita utile del prodotto, la gestione efficiente dei prodotti e dei materiali. C'è tutto quello che riguarda tutte le parti del ciclo di vita. E anche però quello che riguarda la possibilità di creare relazioni industriali innovative attraverso la simbiosi industriale che i relatori che mi hanno preceduto hanno pienamente, diciamo, espresso. Quindi guardiamo a questo standard come lo standard che può essere, diciamo, il primo passo per poter andare verso certificazioni che certifichino, che rendano anche questo settore non solamente sperimentale, ma anche certificato parte dei business model che ci sono in atto. In Italia c'è anche una piattaforma che voglio ricordare, che è la piattaforma per l'economia circolare, che vi ho riportato e ritroverete nelle slide, che è l'ICESP. Questa è una piattaforma a cui possono partecipare gli stakeholder. Noi tutti che stiamo partecipando oggi possiamo iscriverci, possiamo partecipare. Ci sono sei gruppi di lavoro, di cui uno appunto dedicato agli strumenti per la misurazione della circolarità. Si interviene su quelli che sono strumenti, indicatori che rendano bene l'idea di qual è la realtà che si sta trasformando, e i coordinatori sono Enea e il Ministero per l'Ambiente. Quindi quali sono i prossimi passi? Sicuramente innovare, ma anche misurare. Misurare attraverso degli standard che ci possano dare la possibilità di portare il lavoro che si fa
quotidianamente, che si fa attraverso anche o straordinariamente attraverso dei salti in quelli che sono non solamente i nostri business, ma anche quelli che sono i progetti che vanno a finanziare. Il LIFE lo richiede tantissimo, questi sono indicatori essenziali per poter far sì che un progetto LIFE possa essere finanziato e poi possa essere portato a termine con successo. E poi anche alle trasformazioni di relazioni tra le aziende, tra le industrie, tra i settori industriali, perché gli scambi di materiali, di energia possano essere visti, possano essere appunto quantificati. E questo ci permetterà di avere anche delle nuove consapevolezze per poter andare a svolgere effettivamente delle nuove applicazioni e nuove applicazioni anche in termini di indicatori e di certificazioni. Io vi ringrazio, chiudo qui e se avete domande sono a disposizione. Molto bene, molto grazie, molte grazie Maria Luisa. Senza dubbio l'oggettività della misurazione in tutti noi è ben chiara in termini di importanza per riuscire a rendere oggettivi, insomma, gli impatti, i ritorni sia di tipo ambientale ma anche di tipo economico, di tipo sociale che possono derivare da progetti di simbiosi industriale. Noi abbiamo ecceduto un po' i tempi che ci eravamo dati, ma spero che sia stato fatto per un motivo, anzi ne sono convinto, è stato fatto per un motivo buono, per cercare di dare uno scenario il più completo possibile. Ecco, vedo una domanda ancora in chat che riguarda la possibilità di investigare ulteriori possibilità di finanziamento per progetti di questo genere. Già comunque qualche esempio è stato fatto nei nostri ambiti per quanto riguarda i finanziamenti di tipo comunitario. Altri cenni sono stati fatti anche da Matteo Falasconi per quanto riguarda iniziative di tipo fiscale, magari anche nazionale. Però io direi che posso aggiungere, no, perché Silvia Sbaffoni, che ringrazio, ha aggiornato anche il sistema di coordinamento, perché giustamente ha precisato che oltre ad Enea, perché lei sta seguendo appunto come coordinatrice il gruppo di lavoro di ICESP, gli altri coordinatori poi di questo gruppo, che è il gruppo 3, sono Enea, Radici Gruppo e il Comune di Pesaro, mentre il Ministero fa da osservatore. Sì. Guarda, Maria Luisa, era solo in realtà era MACM fino a poco tempo fa, poi interna hanno loro modificato il loro ruolo all'interno di ICES, quindi era solo per correttezza, infatti per quello che ricordo anch'io. E lo reinserirò quindi anche nella presentazione che poi troverete a disposizione da domani, giusto Alberto? Sì. Sì, senza dubbio sì, verranno distribuite copie delle presentazioni a tutti i partecipanti e quindi avrei modo di rendere chiaro questo aspetto. Sì. Ho colto anche l'occasione per vedere un'altra sollecitazione in chat, che chiedeva se ci sono e se ci saranno strumenti a supporto delle benefit corporation. È senza dubbio un ambito di grandissimo interesse quello delle società benefit, insomma, quindi società che sono sì mirate agli impatti, agli utili, ma mirate soprattutto a un impatto di tipo sostenibile e senza dubbio nell'ambito della simbiosi industriale questo potrebbe essere accolto. E, sono abbastanza confidente che ci saranno senza dubbio degli strumenti che andranno in particolare sulle benefit corporation a dare supporto. Oggi non siamo a conoscenza di strumenti specifici su questo, ma senza dubbio sono nell'agenda, insomma, dei grandi interventi nell'ambito del Green Deal, insomma, e quindi del grandi stanziamenti di cui abbiamo sentito parlare già da qualche mese, che speriamo diventino poi reali opportunità per l'imprenditoria e anche per la ricerca in questo ambito. Io direi allora che è il momento di ringraziare, è il momento di ricordarvi che sarà molto gradito se potete dare un feedback sul questionario che Licia Zagni del marketing di CSMT ha già posto in chat disponibile per tutti voi, un feedback non tanto e non solo sull'evento, ma senza dubbio sull'interesse, ma un feedback anche di contenuti, quindi vi invitiamo se vi sono idee di tipo progettuale o di
processo di altro genere che secondo voi potrebbero essere candidabili all'interno di progetti di simbiosi industriale, vi invitiamo fortemente a farne cenno nel vostro feedback. Noi avremo cura anche attraverso le competenze delle varie realtà che si sono presentate in questo webinar, da Enea, all'Università di Brescia, AQM, avremo cura di cercare di dare tutto il seguito possibile alle buone idee e alle buone pratiche di simbiosi industriale. Con questo io vi ringrazio e vi auguro una buona serata, e ci risentiremo nei prossimi eventi in Officina Liberty. Arrivederci.